Salone, una grande sala, si presta con questo bel tavolo che abbiamo a mangiare, ma a chiacchierare, sembra, anche abbiamo parlato. Il tavolo delle corte del Luigi XV. Sì, è vero. Abbiamo chiacchierato molto, insomma, quindi è stata una bella. Ci sono venuti a trovare anche Cristian Fuentes con la sua moglie, la sua compagna, che erano qui in visita a Roma, della Pegna Tacionera, Pegna di Barcellona città, della parte nord-est della città di Barcellona. E insomma la presenza, insomma, degli nostri iscritti, di Pietro, di Narcis, che è un nostro iscritto, ma che anche lavora anche presso la delegazione del governo catalano qui in Italia, con sede qui a Roma. Insomma, è stata veramente una bella giornata passata insieme, e questo, insomma, come ha detto Pietro, anche da fare. La sala si presta bene, insomma, noi stiamo anche pensando di organizzare molte iniziative qui, insieme anche all'Associazione Catalani a Roma, di cui dividiamo la sede, e appunto di fare iniziative che parlino del Barça e anche del nostro grande movimento pegnistico. E Pietro, insomma, speriamo nelle prossime settimane ci dia belle notizie per la chiusura della trobata, del primo congresso delle Pegne di Lingua Italiana, che si terrà il 13 di ottobre a Milano 2019. Mi raccomando, Pera. Certo. Benissimo. Come ha detto Pietro prima, stiamo lavorando per voi. Esattamente, stiamo lavorando per voi. E per chiudere, Pietro, ci avviciniamo al congresso, ci avviciniamo all'Assemblea Generale, dove parteciperemo io, te, Giusi, Vittorio, la Pegna del Ticino con Fernando Martinez, il Presidente. Vai con Massimo Lippi, via. No, vabbè, poi te la chiedo, vabbè, posso dire. Se quella famosa benedetta email non mi è ancora arrivata, devo preoccuparmi? No, non ti devi assolutamente preoccupare, ma perché ho l'email dell'invito, assolutamente no, perché tu hai la possibilità di poi, quando ci saranno tutte le cose, hai controllato dell'email tu hai Gmail, la tua, no, se non mi sbaglio? Sì, nella parte dove c'è promozioni, sì, sì. Hai controllato? Perché a me lì è arrivata. Io ho controllato tutto e non c'è promozioni, cose. Sono andato anche a vedere, diciamo, ho ricercato la frase per vedere se per caso era finita anche nel cestino, nello spam. E allora io ti consiglio di fare una cosa. Tu lunedì, anche domani, poi la leggeranno lunedì, mandi una bella email a pegnas@fcbbarcellona.cat spiegandogli che l'email non ti è arrivata, che di fartela inviare il prima possibile. Magari l'hanno inviata a un vecchio tuo indirizzo, e quindi non oppure magari nella newsletter ha avuto un problema. Può essere perché dalle Pegne ho ricevuto perché è una newsletter quella, quindi è possibile magari è saltato qualcosa. Ma mandagli l'email e loro te la manderanno sicuramente. Sì. Perfetto. Va bene, Pietro, noi stiamo per chiudere, quindi ti salutiamo, ti ringraziamo della tua testimonianza. Lei ti racconto per le bombe di... Certo. Per una bomba di... Va bene, ma più che altro per più che le bombe. Giusi non ha raffiche oggi, ma abbiamo questa reportage di Alberto. La bomba di Alberto, la bomba sudamericana. Come diceva Venditti, bomba o non bomba, arriveremo a Roma. Va bene, va bene. Pedrito, buonanì. Ciao Pedrito, un abbraccione. Ciao Giusi. Ciao Pedro. Allora,
Siamo, guarda, prima di cominciare, che poi metto anche la musichetta, su questo che metti? Noi por mi Argentina. No. Allora, 10 cose che devi sapere di Antoine Griezmann. Ah, sì. La prima, rapporto con lo scrittore e aviatore Antoine de Saint-Exupéry. L'autore del Piccolo Principe. È forte, Alberto, bravissimo. Non solo divide il nome Antoine, ma la più famosa opera letteraria di Saint-Exupéry, il Piccolo Principe, dà il soprannome al nuovo calciatore del Barça, Le Petit Prince, il piccolo principe, come dice Alberto. Anche nell'avambraccio di Antoine Griezmann ha un tatuaggio dove si può leggere una frase di questo scrittore: fai della tua vita un sogno una realtà. Sì, perché sono quella e l'altra frase, lo essenziale è invisibile agli occhi, sono le due frasi più diciamo notte del Giussi, l'hai segnata la prima cosa che devi sapere di Antoine Griezmann. La seconda è che dal Portogallo a Mahon, il 20° francese del Barça, è nato e ha trascorso la sua infanzia a Mahon in Francia, ma ha radici portoghesi. Il nonno materno, Amaro Lopes, aveva lasciato la sua vita di calciatore professionista in Portogallo per emigrare in Francia, dove lavorava nelle costruzioni. Ah, guardate. La terza cosa è un inizio difficile nel calcio francese. La sua prima squadra, proveniente dal distretto francese in cui viveva Mahon, Charnery-les-Mahon, che in seguito sarebbe diventato l'Union du Football Mâconnais. La sua crescita nel calcio fu notata. Di conseguenza gli scout di alcuni club francesi lo hanno inviato a fare dei provini a L'Auxerre, a Lyon, a Sochaux, a Saint-Étienne, a Metz, a Montpellier, ma la sua piccola statura fece sì che le giovanili di questi club francesi lo rifiutassero sempre, fino all'arrivo della Real Sociedad, club basco. Perché ha giocato lì, certo. Esattamente. Lui a 13 anni lascia la sua città natale per stabilirsi a Bayonne. Bayonne è una città al confine tra la Francia e la Spagna, parte dei Paesi Baschi francesi. Sì, la regione lì dove è stato Tolosa, no? Esattamente, con il suo scopritore Henri Hollande. Ed essere un giocatore della cantera della Real Sociedad, che appunto sono detti i Churri Urdin in basco. La quarta cosa è che Griezmann già indossava i colori blaugrana da bambino. Il francese ha giocato solo con un club francese, che è quello della sua città natale, Mahon. L'UFME, che è appunto, abbiamo detto, unione futbolistica della città di Mahon, indossava una maglietta del Barça quando il piccolo Antoine all'età di 10 anni difendeva i suoi colori. Hai capito? La quinta cosa, la visione della porta come attaccante e come portiere. Griezmann non è solo attratto dal segnare gol, ma anche da negarli. Un sapore che gli viene da piccolino e che conserva ancora oggi. Quando era ragazzo gli piaceva indossare i guanti e volare per fermare la palla. Adesso, quando finisce di allenarsi con la squadra, si mette in porta per divertirsi. Hai capito? È perché si vuole in aria e prende la palla e il rigore. Poi vedeva, non levo che metta la palla sotto in campo. Quando dice quelli non ci arriverà, ci arriva da Steger, ci può arrivare a Griezmann. Allora, la sesta cosa, il piacere per il basket. Sebbene da bambino trasformasse i canestri di basket in porte di calcio, ha dimostrato grande attrazione per il basket. È un vero fan dell'NBA. Il suo giocatore preferito è Derrick Rose. Inoltre, nella sua casa a Madrid aveva un campo da basket costruito per praticare questo sport, e mo se lo costruirà pure a Barcellona, che te pare? Non è tanto difficile. Esattamente. Ne hai bisogno di tanto spazio. Esattamente. Settima cosa, apparizione sul grande schermo, ha doppiato la voce di Superman nella versione francese di Batman, il film Lego. Anche. Ottava cosa, l'ex blaugrana Sonny Anderson, uno dei suoi giocatori preferiti. Da bambino, come la maggior parte dei bambini, ha cercato di ottenere un autografo, una fotografia dai suoi giocatori preferiti. Griezmann è rimasto impressionato dal giocatore del Lione, Sonny Anderson, arrivato in Francia dopo il suo periodo al Football Club Barcellona. Il senso del gol del brasiliano l'aveva abbagliato Antoine. E quindi lui ha cercato più volte, insomma, di...
di avere l'autografo di Sonny Anderson, non sappiamo se ci è riuscito. Ma non è una cosa, l'auto e il pallone del 2016. Griezmann era è arrivato terzo nel 2016 al pallone d'oro, ma l'aneddoto di questo trofeo è stato trovato mesi prima, nel modo in cui ha preso che è salito sul podio dei migliori tre giocatori del mondo. Il francese aveva terminato la sessione di allenamento con l'Atletico Madrid e mentre stava tornando a casa con l'auto non si è accorto che aveva ricevuto delle chiamate perse dal suo rappresentante. A quel punto Griezmann ha contattato la sorella che gli ha detto che era diventato il migliore giocatore del mondo e è scoppiato di gioia mentre guidava. Alcune persone che l'hanno visto nel traffico di Madrid sono rimasti sbalorditi e vedere dentro sta macchina chiusa lui festeggiava e impazziva di gioia. La notizia che gli ha dato la sorella. La decima cosa è il compagno. Griezmann ama la cultura uruguagia, charrua, ed è legato a un compagno uruguaiano che gliel'ha fatta conoscere, che è stato Carlos Bueno alla Real Sociedad, dove hanno un po' passato dalla cantera, sono passati poi alla prima squadra. Ora il Football Club Barcelona sarà in grado di condividere il mate, il compagno con i suoi sudamericani, che arrivano sempre agli incontri con una mate appunto in mano. Come appunto abbiamo detto Leo Messi e Suarez. Quindi grazie, la decima cosa ovviamente è il mate, ma grazie a un compagno di squadra importante per la sua vita che è stato l'uruguaio Carlos Bueno. Questi erano ora l'undicesima, una domanda che non si è parlato prima molto e poi adesso non si parla più. La convivente, la moglie, non so, il suo stato, diciamo, vero, non so se sono sposati. Sono sposati. Vabbè. La moglie, allora, è stata sempre anti-barcellonista, anti-catalana, è una basca di San Sebastián, ma adesso vediamo se si vorrà, se sarà vero oppure vorrà divorziarsi dalla moglie, non so. Ma no, ma io non credo. Esageriamo. Non so, vabbè. No, io domando, lascio questa domanda perché si è parlato molto e adesso non si parla più. No, non ho trovato in tutti i giornali che ho visto una parola su quello. Ovviamente abbiamo detto il decimo è il mate, il grande cosa che piace. Il mate. No, il mate me lo tomé. Tu già te lo tomé. Ce l'ho preso. Perfetto. Allora abbiamo raccontato anche questi, abbiamo detto anche del nostro Norberto Neto che è di origini italiane. Sì, lo stato di Minas Gerais, di Arascia. Esattamente, lui prende questo nome Norberto dal nonno che è emigrato. Norberto è un vecchio nome italiano, Norberto Murara Neto, semplicemente Neto, e prende questo nome dal suo nonno che dal Piemonte è emigrato in Brasile. Sì, ma che sono nomi ario, no? Pure il mio, Alberto, Albert, Norbert e Robert, vengono sempre perché Bert era birthday, cumpleanno, si scriveva con la E anticamente, da lì viene Bernato, come per esempio Alberto, nato all'alba, nato con la luce, una cosa così vuol dire. Non so che vuol dire Norberto in quel senso, però Ber è nato, l'altro non so che vuol dire. Comunque lui hai detto che è dello stato di? Di Minas Gerais. Di Minas Gerais, perché nasce ad Araxá. Quindi Minas Gerais è uno stato che sta la parte interna di dove? Di la parte interna di Rio? Quello no, che dietro no, a Rio? No, San Paolo. No, è più giù, più in alto. No. Minas Gerais. No.
più basso, scusa, Quindi, sbagliato di altezza, più basso dico. Quindi praticamente è la parte di San Paolo, dell'interno di San Paolo, se non mi sbaglio.